La nostra passeggiata per Calimera ci porta alla Pro Loco, perché qui noi dobbiamo salutare dei cari amici. Intanto salutiamo il presidente della Pro Loco, Pierluigi Cillo, e poi un caro amico nostro, Brizio Maggiore, che è l'assessore del comune di Calimera. All'associazionismo. E queste persone che vedete qui lavorando sono persone che dedicano tanta passione e amore alla realizzazione di famosi lampioni di Calimera. Qui abbiamo Pantaleo, Vito, Assunta, Carmelina, Giovanna. Che cosa state facendo? Stiamo ricoprendo una stella che a sua volta è stata rovinata dal maltempo. Che queste sono vere e proprie sculture. Grazie. Ormai conosciuta in tutto il mondo, i lampioni di Calimera. Sì. Quando si terrà, Pierluigi, questo anno la festa dei lampioni? Ma solitamente la festa dei lampioni viene il 20 e 21 giugno per onorare la festa di San Luigi, con il solstizio d'estate, no? Che avviene il 21 di giugno. Quindi la luce, i colori fanno da cornice a quello che è quella data. E come si costruiscono? Che materiale si utilizzano per le stelle? Sono le canne che escono naturalmente, quelle selvatiche, che noi nel periodo invernale, tipo questo periodo, le raccogliamo e le mettiamo insieme. Utilizziamo la colla o il ferro per legarle, mentre prima si legavano con lo spago inizialmente, adesso con un po' di ferro, con la colla è più semplice, più veloce. Sì, con la colla per attaccare la carta velina, i vari colori che riteniamo opportuno. Io vi lascio a voi mentre lavorate, perché dobbiamo andare a trovare un amico, un caro amico che molti di voi ricorderete. Eccoci qua con Antonio Palma, che si trova a fianco a Giselle, questa splendida ballerina, che è un lampione naturalmente. Antonio, ti ricordo da sempre come un grande oratore, una persona che poi conosce il greco come pochi e che racconta anche degli aneddoti. È una memoria storica di Calimera. Sì. E chi tossa pramata orias di Calimera. Che cosa hai detto? C'è tante cose belle a Calimera. Sono d'accordo, sono d'accordissimo. Cominciando da questi bellissimi lampioni che lampioni. Una festa unica, una festa che non dobbiamo proprio perdere. Come mai, Antonio, tu sei uno che ancora parla il greco? Perché qui a Calimera si sa che le persone di una certa età tutti lo parlano. I più giovani non sempre. Non tanti, infatti io neanche con i miei figli, né con mia moglie non parlavo il greco. Io parlo il greco con mia sorella, che ha 2 anni più piccoli di me, con qualche amico che ha la stessa età è mia. Lui infatti non mi capisce proprio, anche se gli dico ti sei caluggi, gli dico che sei bello, ma lui non mi capisce. Capisci. Anche se ci sono tanti a Calimero, tanti. Anche giovani? Giovani e anche grandi, e giovani e anziani, e ci sono tanti a Calimero, ci sono. Io non li conosco, sento, ci sono tanti che parlano ancora il greco. Si potrebbe sempre ritornare a quel greco di una volta e ritornare a parlare anche ai figli. La stasume panta galì, ce na fenestume tu, panta ya me festa mali. E sicuramente noi saremo qui a Calimera per la festa dei lampioni.